Minestrone di verdure di gennaio. Quando si tratta di ricette di minestrone, siamo soliti pensare a piatti ricchi di verdure, come patate, carote, cipolle, sedano, cavolfiore e altro ancora. Sebbene questi ingredienti siano presenti in molte ricette, nel caso del minestrone di verdure di gennaio, abbiamo scelto di utilizzare soltanto verdure di stagione. Questo ci permette di ottenere un piatto ricco di nutrienti e dal sapore unico. Per preparare il nostro minestrone di verdure di gennaio, abbiamo bisogno di 2 carote, 2 coste di sedano, 2 finocchi, 3 patate, 1 cipolla, 1 porro, 1 cavolfiore, 2 pomodori, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe cubi, 1 litro di brodo vegetale o di acqua. Iniziamo la preparazione del minestrone di verdure di gennaio lavando accuratamente le verdure. Tagliamo le carote, i finocchi, le coste di sedano, la cipolla, il porro e i pomodori a dadini. Tagliamo anche le patate a cubetti e il cavolfiore a piccoli pezzi. In una pentola di grandi dimensioni, versiamo l'olio extravergine di oliva e aggiungiamo le verdure tagliate a dadini. Facciamo soffriggere le verdure a fuoco medio per circa 5 minuti. Aggiungiamo quindi le patate e il cavolfiore. Mescoliamo bene e facciamo cuocere per un altro minuto. Versiamo il brodo vegetale o l'acqua nella pentola e portiamo a ebollizione. Abbassiamo la fiamma e cuociamo a fuoco lento per circa 30 minuti. Aggiustiamo di sale e pepe, mescoliamo e spegniamo il fuoco. Il nostro minestrone di verdure di gennaio è pronto per essere servito.